Innanzitutto per avermi invitato, grazie alla senatrice Valente, presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio. È questo un problema che ci poniamo quotidianamente, soprattutto in questi ultimi periodi, periodi di lockdown, che hanno visto molte donne vittime di violenza. E su questo abbiamo lavorato insieme con la ministra Bonetti proprio per cercare di dare dei supporti alle donne per una facilità di intervento da parte delle forze di polizia. Io vorrei dire che sono trascorsi 11 anni dalla Convenzione di Istanbul, eppure oggi stiamo ancora parlando di questi temi, è ancora attuale il dibattito sulla condizione e sullo stato delle donne, e credo che il punto di partenza debba essere assolutamente quella che è la riaffermazione della cultura del rispetto e della parità di genere. Ritengo anche che tale percorso richieda un maggior coinvolgimento da parte di tutte le associazioni, della vita pubblica, privata, di tutti gli attori principali, dalla scuola alla famiglia, perché è necessario eliminare questa asimmetria di status che contraddistingue il rapporto distorto tra uomini e donne e che fomenta la disparità di genere. È grande, io credo che sia ancora lo spazio da colmare per estirpare alla radice le motivazioni che portano alla violenza nei confronti delle donne. Negli anni devo dire che è stato fatto molto dal punto di vista normativo per rafforzare la tutela dell'immagine e dei diritti della donna. Siamo passati dalle leggi, come richiamava la senatrice Valente prima, palesemente discriminatorie, all'abolizione di delitti giustificati addirittura da codice d'onore. Oggi ci sembra un altro mondo, però assolutamente devo dire che passi ne sono stati fatti, però non basta ancora. Sul versante della prevenzione, io ringrazio per il riconoscimento dell'attività delle forze di polizia che non si tirano mai indietro e soprattutto vengono sempre più formati per poter essere vicino alle donne che molte volte tendono a non denunciare. Il problema è proprio quello, occorre che far emergere queste situazioni di violenza, perché proprio per evitare l'escalation ed è importante l'approccio che le forze di polizia hanno e quindi degli operatori verso la vittima. Io mi riferisco anche a quelle applicazioni che noi abbiamo posto in essere già proprio nel periodo di lockdown, come dicevo, per esempio YouPol, oppure da ultimo proprio questo recentissimo del 2021, l'app Scudo, che si sono rese necessarie proprio per fare in modo che la vittima costretta in casa durante questo lungo periodo di lockdown potesse con un semplice clic collegarsi alle forze di polizia che immediatamente, quindi al posto di polizia più vicino, che immediatamente poteva raggiungerle nelle proprie abitazioni. L'app Scudo poi ancora più diciamo, è diventato uno strumento fa sì che le forze di polizia, una volta che vengano attivate dalla vittima, possono immediatamente avere a disposizione tutte le informazioni utili, per esempio presenza di minori, armi in casa, casi di violenza perpetrati, facendo riferimento ai precedenti interventi effettuati presso il medesimo indirizzo.
Quindi diciamo è ancora più raffinato come sistema perché riesce a rintracciare laddove c'è stato già un precedente, a rivedere e quindi avere chiaro tutto il quadro familiare della persona. Quindi però è sempre da sottolineare l'importanza della denuncia da parte delle vittime. Questo per portare alla luce quello che noi chiamiamo il cosiddetto numero oscuro, cioè quei delitti mai denunciati, soprattutto per retaggi culturali, difficoltà di ordine economico, sociale. E quindi ritengo che sia necessario promuovere dei percorsi di formazione socio-culturale per gli operatori del settore, ma creare anche delle condizioni favorevoli per far emergere le situazioni di disagio. E allora a questo punto presso molte questure, presso molte questure, ma anche presso comandi di carabinieri, sono state create delle zone ad hoc, proprio degli spazi destinati a ospitare le fasce deboli, proprio in particolare i minori, perché noi parliamo delle donne vittime di violenza, ma tante volte sono anche i minori vittime di violenza. E quindi molte donne e minori che hanno subito casomai abusi. Quindi una stanza tutta per sé ed è una stanza che serve per le audizioni, per aiutare la donna nell'incontro con l'operatore, evitando il più possibile dei riflessi traumatici. E quindi uno spazio protetto, attrezzato e serve appunto per dare alle donne la possibilità in tutta serenità di affrontare un nuovo percorso, un percorso che li può liberare da questa violenza continua che hanno in casa e che poi purtroppo tante volte porta ai femminicidi. Abbiamo per esempio da ultimo proprio con la Soroptimist abbiamo siglato un protocollo d'intesa proprio per promuovere l'ulteriore, quindi la diffusione di questo progetto, una stanza tutta per sé, e così anche c'è da dire che la Polizia di Stato ha sviluppato una campagna di informazione permanente proprio su queste materie, proprio per cercare di sensibilizzare fin dalle scuole, quindi sono delle iniziative educative, senza dire che gli stessi operatori delle forze di polizia vengono sottoposti anche a corsi formativi perché approcciarsi a fenomeni di questo tipo richiede anche una dose non soltanto di umanità, ma anche di psicologia proprio per affrontare situazioni così complesse. E quindi nelle campagne di informazione che abbiamo messo in campo c'è per esempio la campagna Questo non è amore, che ha lo scopo proprio di favorire l'emersione di quei fenomeni di violenza proprio tramite questo approccio attento e assolutamente diciamo proattivo verso il cittadino. E da ultimo, il 24 aprile, proprio di recente, quindi parlo di qualche giorno fa, abbiamo firmato un protocollo d'intesa con la Federazione Pubblici Esercizi e il gruppo di donne imprenditrici di FIPE Confcommercio, proprio finalizzato a promuovere l'informazione e la sensibilizzazione sul tema della violenza basata sul genere e diffondere la conoscenza degli strumenti di tutela delle vittime. Io vorrei ricordare solo a voi, ma credo che l'abbiamo tutti davanti agli occhi, quelle immagini terribili di un mesetto fa, di quell'uomo che cercava di raggiungere la donna nel suo appartamento, una donna che si era allontanata dall'abitazione di famiglia e soltanto per un caso non ha raggiunto l'appartamento perché pioveva ed è scivolato mentre cercava di raggiungere il primo piano di questo appartamento. L'uomo poi è stato arrestato, aveva avuto
avuto più volte da parte della magistratura l'ordine di non avvicinarsi, e invece, nonostante che fosse uscito da poco dal carcere, immediatamente il primo obiettivo era ritornare nei confronti, andare dalla ex moglie per cercare certamente di farle, diciamo, quindi per portare in essere dei comportamenti assolutamente illegali e violenti. Quindi questa volta è stato il cattivo tempo che ha fatto sì che non è riuscita a raggiungere la moglie, però certamente una maggiore informazione anche sui comportamenti corretti da tenere è assolutamente necessario. E poi ripeto, quello che io penso, ne sono certa, occorre che si abbia la consapevolezza del rischio a cui si va incontro, e quindi la denuncia io ritengo che debba essere assolutamente fondamentale. Sotto l'aspetto repressivo, un grande passo avanti quindi è stato fatto con il codice rosso, come che citava anche la ministra Bonetti, che ha ampliato il sistema delle tutele e ha introdotto anche nuove fattispecie di reato, inasprendo anche la pena per alcuni delitti. Adesso stiamo studiando insieme alla ministra Bonetti e alla ministra Cartabia ulteriori interventi normativi per vedere che cosa più noi possiamo fare, diciamo, in meglio per migliorare e dare soprattutto più sicurezza alle donne. Oggi devo dire, troppo spesso si verifica che lo stalker o il maltrattante ha colpito, come il caso che raccontavo prima, da provvedimenti interdittivi per severi in comportamenti delittuosi, anche eccessivamente pervasivi. Quindi ritengo che sia necessario anche da parte delle istituzioni verificare quindi tutto quello che può essere messo in campo per cercare di dare maggiore sicurezza a chi si trova in situazioni così di difficoltà. E io ritengo che, per esempio, sia necessario ampliare la previsione di specifici percorsi di recupero, anche di tipo psicologico, e una riflessione merita anche il reato di diffusione illecita di immagini. Tante volte in questo periodo, noi l'abbiamo visto purtroppo, in questo periodo di pandemia, tutto quello che è collegato a internet ha avuto un ampliamento di ipotesi che ha reso assolutamente le forze di polizia molto attente, perché tanto è vero che, per esempio, tutti i reati sono diminuiti. Uno dei reati che invece ha avuto un balzo in avanti è stato proprio quelli tramite internet. Quindi vorrei dire che ritengo importante questa rete delle 10 università, perché io penso che l'università ha un ruolo importante in questo. E quindi vorrei davvero congratularmi per questa iniziativa, perché sono sicura che soltanto attraverso il costante impegno di tutte le istituzioni chiamate a porre in essere, ognuno per la parte di propria competenza, le azioni necessarie per prevenire e contrastare qualsiasi forma di violenza, ritengo che sia importante questo proprio in questi termini. Quindi il progetto Unire mi pare proprio uno straordinario esempio in questo senso, il coinvolgimento di tante eccellenze culturali del nostro sistema universitario rende davvero ancora più efficace l'impegno di tutti, e soprattutto credo che ci fa sentire una comunità che fa squadra e che insieme cerca di combattere la stessa battaglia, cercando di
di avere sicuramente risultati che speriamo sempre migliori. Noi ce la mettiamo tutta e quindi grazie ancora per questa iniziativa che ritengo davvero importante.